Il comitato merita un applauso. Oggi rigorosamente apriamo i festeggiamenti civili e non potevamo farlo meglio perché ci sarà una compagnia teatrale di Gragnano, la Trafila, che inviterei sul palco, oppure Simone Alfano. Devo dire che non solo sono bravissimi, davvero bravi, e con tanto lavoro fanno tanti spettacoli e raccontano con amore e passione il nostro territorio, e questo non è mai banale. Quindi io mi permetto di farti un ringraziamento personale, te lo faccio sempre quando ci vediamo, a te e i tuoi collaboratori, perché per competenza, per passione, per amore verso la città davvero siete un orgoglio di Gragnano, e quindi vi dico grazie, grazie, grazie. Grazie sempre al nostro sindaco, ci è stato sempre vicino, ci ha incoraggiato, ci ha sostenuto nel nostro cuore, con lui tutta l'amministrazione. Ringrazio Simone, il comitato che si è impegnato così tanto, e insieme, uniti, vogliamo vivere nella gioia questi momenti di festa tanto cari ad ogni, alla nostra Gragnano, alle nostre famiglie. Viviamo, gustiamo questa serata che dà inizio alla nostra festa, insieme pure a Marianna, al gruppo Giovani Santa Caterina, che ci ha offerto anche un momento di degustazione di un cibo, una spaghetta, quindi un modo per stare bene insieme e gioire insieme di questo momento di festa. Grazie. È una festa unica per Gragnano, queste belle luminarie, il canto processionale, la musica, i botti. Proprio che avevi, e botti. Perché volevo sempre il pallone e papà non voleva accattare. Allora non la vuoi finire? Fammi parlare, fammi presentare. Ma ci vuole ancora tempo qua, è con piacere. Io ho appena iniziato, aspettate un attimo. Non mi conosci che tengo da fare, muovati. Tieni che fare. Allora dicevamo, veramente il comitato quest'anno si è impegnato molto, perché c'è un bel programma civile. Nei giorni a seguire ci saranno degli artisti. E poi ci siamo noi, quanto scemo! Come ti butti a terra tu? Ci saranno artisti che hanno ricevuto anche un buon cachet. E poi ci siamo noi! Niente! La volete finire stasera? State tranquilli e lasciatemi presentare. Allora, diciamoci la verità, la festa del Carmine è la festa della nostalgia, è luglio che sta tra giugno e agosto, è la festa che ci immerge anche un pochino nell'estate, l'estate, il mare, le mamme che sono felicissime, le mamme sono felicissime perché i bambini non vanno a scuola. Ma tu che stai dicendo, ne? Io forse mi può piacere. Allora, le mamme sono felici perché i bambini non vanno a scuola. Ma quando mai? Le mamme sono un poco felici perché i bambini non vanno a scuola. Parliamo seriamente. Sta andando tutto in questo caso perché i figli non vanno a scuola e si metteranno a sapere a far muovere in casa. Va buono così. Diretto, avete ragione. Chi è? Mi sto presentando, che vi sto dando ragione, io appoggio, diretto, appoggio. Ma che appoggio? Quello che state dicendo, no, mamma mia. Ma ti chiama la cartellina in capo, ti chiamo io. Vabbè, non vi preoccupate, diretto, ma che addominali che avete, posso toccare? Ma che addominali, che le avanzi, No, ti voglio bene, arrivi in Manaco, togli le mani di dosso, ti voglio bene. Mi volete bene? Ma chi te sa? Ti voglio bene è un modo di dire. Babbo, chi ha avuto ha avuto, diretto, chi ha dato ha dato, scordiamoci. Ma chi ha dato? Ma che c'è? È un modo di dire pure questo, mamma mia. È un modo di dire questo che non mi piace, però. Non ti arrabbiate, direttore, non ti arrabbiate. Non mi arrabbio. Comunque avete ragione, adesso le mamme stanno tutto tussucate, perché i figli non vanno più a scuola, direttore. Diciamoci la verità, le mamme quando i figli andavano a scuola facevano le cose molto velocemente, i figli tiravano le indolette, immanavano in dalla macchina, li portavano a scuola in 5 minuti e poi andavano fuori al bar a fare il caffè delle mamme. Ah.
diretto e pure la coppa per e prima coppa per come mormoriamo il caffè delle mamme lo sai quanto dura? Quanto durava diretto? Quanto durava? Me no, il caffè delle mamme dura 3 ore. 5 minuti per accompagnare i figli a scuola e 3 ore per sapere un caffè. Ma boh, diretto, ma mica solo un caffè. Oh no, okay. O cappuccino, o biscottino, o cornettino e stiamo 3 ore. Ma che caffè? Papo, ma che fai sti corna che qua se sta qualche mamma qua mi dice. Scusate, ah, scusate, lei dice. Quando poi invece le mamme stavano arrabbiate ed in un giorno particolare, quando c'era l'allerta meteo, perché i figli non avevano venuto a scuola e allora non si poteva venire a pigliare o cappuccino, o biscottino, il cornettino e se la prendevano col sindaco scrivendo su sei di Gragnano sì, su Gragnanesi doc, ma per pagare a casa la prima cosa che scrivi che avevi provato di chiudere, proprio direttore, la prima cosa che mi lamenterò. Direttore, sapete che pensavo? Che se c'è un politico che toglie l'allerta meteo ho votato tutti in mamma, sicuro, diretto sicuramente ho votato tutti in mamma, sicuro basta, diretto, io me ne vado, ma vi avete capito, da settembre non c'è più Barbara D'Urso, non c'è più grande fratello Pippo, ma come fa come Maravigne, guagliù, ce ne ha direttore, noi andiamo a protestare, voi continuate a presentare, andiamo. Dobbiamo andare a protestare, ma vogliamo un genio, guagliù, forza, forza, Scusate, scusate, non mi dite niente che si sono un pochino spazientiti, ma diciamoci la verità, questa è una bella festa, questa è la festa veramente che ci fa sentire gragnanesi e per questo vi chiedo un forte applauso per il direttore Don Gerardo Cesarano, il nostro Don Gerardo che seguiamo anche sui social molto attivo, e un bel applauso anche per il comitato festa che lavora da un anno a un altro, che veramente si prodiga per far sì che questa poi sia una bella festa, sia la nostra festa, ed il comitato festa fa anche la raccolta delle offerte. Qua la signora che la dà capo, che l'ha detto vicino a me, no, c'è stata fatta la raccolta delle offerte e qualche volta li ho accompagnati pure io, no? E che succedeva quella raccolta delle offerte? No? Bussavamo da dentro una voce, non c'è sta nessuno, scusate ma chi sta rispondendo, un figo lì, frati, chi invece si affacciava diceva no non è tanche i speech, chi invece diceva non è tanche i cart, ci stava invece un'amica mia, noi siamo andati a scuola insieme, la conosco da tanti anni, come ci vide da dentro lo spioncino, si mette un cappello in testa, gli occhiali, cioè, no no io Polonia, io lavoro qui, non conosco nessuno, ma la cosa più bella fu una signora che viene a messa tutti i giorni, viene a messa tutti i giorni, la vedo io, appena seppe che nel palazzo si raccoglievano le offerte, mise un cartello fuori la porta per i cattolici, non bussate, siamo testimoni di Geova. Ma la gente ha ragione, la gente ha ragione, veramente qua non si può campare più, qua, ma avete visto le bollette a quanto sono arrivate? Qua quando apri la cassetta della posta ci vuole un cardiologo vicino, ma che dico cardiologo, come stiamo messi, ci vuole proprio un rianimatore, io prima di scendere ho aperto la cassetta della posta e biglio che bie, a me mi hanno offrito in gollo quando è vero, eppure se sta facendo caldo in questi giorni, dovrebbero essere 3, 1, 2, 3, 4, 5, ma che è la moltiplicazione delle buste, noi poi in particolare teniamo un postino, teniamo un postino noi che si diverte a pizzare sotto il palazzo, no, pizza a posto, pizza... ma tutto pure lo sportellino, ma tutto, vabbè, ma voglio darvi la soddisfazione per Svizzera, la apro davanti a voi, ti sfottono pure, hai una buona disponibilità in banca? Sì? Allora ecco pronto un prestito per te. Scusate, ma si teneva buona disponibilità in banca, mica mi serviva un prestito a me. Speriamo il postino, mi auguro veramente il postino di non vederlo, e non occhio a fa. Ma vanno in vacanza i postini, non stanno sempre là pronti là a mettere a posto. Ma questi non hanno pagato la contente perché io non vi sento però.
Sì. Ah. Un attimo solo, scusate. Vediamo un attimo. No, perché io me la faccio con uno che ogni tanto allora prendo il vizio. Ecco qua, vedete mo. No, no, in mano alla legge posso mettere solo io. Va? No, ma pure le pile sono aumentate. I pile non si possono accattare più. Ci sono le dure, c'è cioè, veramente quando è 6-7 euro, non si possono comprare più. Peggio delle bollette, qua è aumentato tutto. Io mi ricordo in inverno pure il pellet. Quando sentivo il prezzo del pellet, diveniva la pellet d'oca. Questa è la scimità giusto per aspettare mentre. Va? Ah no, 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 no. Vabbè, allora continuiamo, diciamo che veramente è aumentato tutto, l'acqua, è aumentato il gas, ma ad un fondo fa di pasto il gas, veramente il gas proprio non no. Si può, gli vogliamo dare andiamo, il gelato. Andiamo. Eccoci qua, eccoci qua, ecco il postino, c'è posta per te. Siamo a canale 5 Oh, guardate che non state in pensiero, perché io se non vi trovo a casa vi faccio la posta per darvi la posta. Scusate il gioco di parole. Dovremmo pure il padolino, un postino che fai i cruciverbi, dici il padone. Vediamo un po', vediamo un po'. E piccante, che sono fresco fresco. Questo sombra che ha dinto. E pulito, ma che c'è dritto? È bongo che lo ha dinto. Vediamo un po', vediamo un po'. Aspettate. Ah, no, eccola qua. Anche questa, eccola qua. Non so se siete amanti della meritocrazia, ma qua c'è sta una bella raccomandata per voi, una bella spugliatella fresca fresca, didacca, si fanno compagnia. Ecco qua, vediamo, vediamo un po' se c'è sta qualche cosa. No basta, ma basta, chiudi la busta. Ma che stiamo, c'è posta per te stiamo, ma io non ci capisco niente più, non ci capisco niente più dal maledetto giorno del mio licenziamento. Per fortuna che almeno tu lavori e con lo stipendio tuo riusciamo ad arrangiare qualcosa, altrimenti ci muressimo proprio fame, ci muressimo. Io in verità sono venuta qua perché ti devo dare due notizie. Dici. Una bella e una brutta. Vieni qua. Vieni, fai no, presto. No, vieni qua. Fai presto. La prima è che noi mo possiamo stare più tempo insieme. E la seconda? Hanno licenziato pure a me! Ma qual è la pelle di tutte e due? Vabbè, l'abbiamo voluto noi, il matrimonio della felicità. Il matrimonio della felicità. Tu due cose sai fare proprio bene. La prima è lamentarti. E la seconda è fare palline che cazzottina. Dire che a me vicino l'intimo, ma parlo cambe ed è messo. Ma io un paio di calzini al giorno mi cambio, mortificarmi davanti alla gente. È una vecchia abitudine che mi porta quando stavo a casa di mamma. Mamma, che bella parola, mamma. La sera facevo palle i calzini tutti i giorni, con i pantofoli di papà facevo i tacchetti, mi divertivo. La sera che era tutto più bello, più sereno, non tenevo pensiero, mi scendavo a mezzogiorno. Era tutto più luminoso. Luminoso! Luminoso! Certo, perché il bulletto ne pagavo tu! Pure tieni ragione! Pure tieni ragione! Comunque ho deciso, con tutte queste bollette che stanno qua, da stasera a casa nostra non si accendono più le luci! Tu dico a Nanza accendo, le luci non le accendiamo più! E campa piccia! E cannello! E lumino! Neanche quelli si possono affacciare più! La cera è aumentata del 30%, pure le api sono diventate calestose. Va bene, ma questa cosa la possiamo fare da dopo domani? No, questa cosa la facciamo da stasera, tutto studiato, luci spente, no. Luci spente. Io domani sera avevo invitato due amiche a casa. Noi avevamo un appuntamento. Che me? E mo che appuntamento faccio? È un appuntamento al buio. Visto qua mi interrompi, sto presentando, vieni qua a dare fastidio. Almeno dimmi qualcosa, che dici, Tony? Che dici? Cacciarici. Ma com'è? Una,
cioè uno che sei, uno viene a fare il presentatore, viene un amico in coppia, si mette là con sto faccio tutto questo qua, fammi capire, non fa niente, la gente non dice niente, ormai che in coppia a Facebook le cose stanno in piazza, tutti sanno i fatti di tutti, quindi parla, che dici Tony, che dici? E caggia vinci! Ah, state zitti Tony, state zitti, mentre lo metti a guardare il tuo ballo del cemento, e io continuo a presentare. Sai che ti dico? Ha ragione tua moglie. A te per tirare una parola a bocca, ci vuole e pizza ci vuole. E pizza! E la moglie! Mia moglie! Tua moglie! No, il fatto sta facendo pure. Mia moglie non c'è più! Tony, mi dispiace! Tony, io non sapevo niente, non ho saputo di questo valore, non sto scendendo, mi sto a casa. Ma come è successo? Ma che hai capito? Mia moglie non c'è più nella mia vita! Ah! Io sono rimasto in mezzo a una strada! Tu capisci? Senza una casa! In mezzo a una strada! E ma non so chi potrà darmi l'ospitalità! Chi lo sa chi ti porta l'ospitalità? In mezzo alla strada! A bande di musica! A feste uguali! A bande sono a feste! E stonco a tragedia! Sta sempre gente in mezzo alla vita, non ti preoccupare! Io sto a tragedia e tu non dici niente! Ma guardi a dolcemente! E caggiaricere, Tony, caggiaricere! Ma hanno fatto roba che non si può parare! E caggiaricere! Ma cominciamo con la capanatona, cominciamo! Vabbè! Vabbè, veniamo al dunque. Vabbè, tanto non ci sta niente da nascondere. Ecco, io non mi dovevo sposare una brava ragazza. Io mi avevo sposato la tocca. Non si dicono queste parole a cammino. Le cattive parole non si dicono. Perché tu ne dici, ma no, ne dico, non le sì? Dico mai. Hai tu l'essere vero a te, quando stai assettato a tavola, all'uno pomeriggio, che pizza la prima frucchetta, pronto, siamo il call center. Come dici tu? Allora gli dici pure tu. Vabbè, un call center proprio non se ne può fare a meno. Comunque, io mi pigliavo una zona. Per magari le mie cose. Ma che dici? Che non mi abbuffavi i però almeno a sera per se fa fortuna la trovavi bella, sorridente sul divano che ti aspettava e magari ti cucinava pure qualcosa di più. Ma va perché parla così? Tu hai avuto una fortuna, hai avuto io e mia moglie comunque io a casa ho trovato una cosa che hai trovato? Questa qua okay. E che resta? E vedi? Questa fa così però fa pure così. Vedi? E come fa questa cosa? No! Questa tu te la metti la notte per andare nel bagno! Che faccia questa cosa in capo per gli... Quelli la usano pure i minatori per fare la caccia al tesoro! E la notte che faccia? La caccia lo cesso questa cosa in capo! Comunque poi ti devo dire pure un'altra cosa, però questa è una cosa seria. Parla, dammi una buona notizia. No, io sto preoccupata da stamattina. Ma non mi posso neanche aspettare che questa cosa ha detto. Io non ho dormito tutta la notte. Che è successo? Io mi sono sognata zia Carmelina, abbonare. Meno male, ti ha dato i numeri? Niente. Ti ha detto qualcosa? Niente. Ti ha fatto qualche lascito? Niente. Hai fatto un sogno inutile praticamente. Tu ti devi sempre lamentare. Sì, mi lamento. Io voglio sapere una cosa da te, te lo dico davanti alle persone. Perché a casa nostra non c'è sta mai una camicia stirata. Perché non ne stira. E non è la domanda. Non le lavi neanche. Mia mamma invece le lavava. Vedi che a casa nostra il bucato è veramente bucato. Mentre invece No, perché ci stanno vecchio terzo piano. Se fumi le sigarette viene il cic, no, in maglietta. Sta bucando tutto in maglietta. Mentre a casa mia era un'altra cosa. Invece a casa di tua mamma. A casa di mia mamma il bucato non era bucato, ma era profumato. Mia mamma Che
detersivo usava? Mia mamma usava il detersivo Ava, ci avastava forte. E poi usava il coccolino. Mia mamma il coccolino lo metteva dappertutto, coccolino ci rimboccava pure le coperte a noi. E poi era una grande amica dell'omino bianco. Due bottiglie, tre bottiglie di omino bianco. Pensa, mia mamma era talmente affezionata all'omino bianco che lo invitò anche alla comunione di mio fratello.